Adesso vi faccio vedere una cosa figa. Bacinella qui. È stata un'idea di merda. Ho bagnato tutto tranne che la bacinella. Ma perché non imparo a smetterla di essere idiota? Adesso devo asciugare tutto. Già tanto che non è esplosa la sedia. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fanksy. Ho dei problemi infiniti, cioè ho già bagnato tutto. Con tutti sti led, porca vacca, ho rischiato che esplodesse la casa. Comunque, se non si fosse ancora capito, ma qualcosa mi dice di sì. Tra l'altro non ho pulito bene, ho già tutto il deretano bagnato. A grandissima richiesta siamo tornati su una prova a non ridere, con acqua in bocca. Ma soprattutto la grandissima richiesta è che io abbia l'acqua in bocca. Che vuol dire che odiate quando parlo. Ma direi di non cincischiare e iniziare subito, ragazzi. Ho una paura fottuta che bagnerò tutto. Capelli orribili ci sono. Giancarlo e Matteo anche. Abbiamo tutto. E sì, ho cambiato cuffie. Shock. Ma mi sento Robocop. Alla vostra, ragazzi. Dude, that's literally like so loud. What the fuck? Come in. Non ce l'ho fatta. Dai! Ah, io lo sapevo tanto, non è che è una novità. Vorrei farla anch'io questa cosa. Anche la risata è cambiata. Bene! Sono durato 4 secondi. Devo solo riuscire a non ridere. Non è che devo scalare una montagna con le mani legate. Ma andiamo avanti, ragazzi. Excuse me, sir. Do you know how to get to the beach? Is it over there? Have a good night. Ma vaffanculo. Dai, non si può dire queste cagate. Ma che faccia era? Ma perché quella gallina aveva le ciabatte? Vabbè, non ce la farò mai. Ma soprattutto perché c'è un cane alla guida? Ma che faccia? Ma che vuoi, scusa? E siamo già a tre. Madonna, un toccio cacare. Guys, I'm joining Chris from Diet Cock. I mean Diet Cock. Here's your cone. Oh, I actually wanted chocolate. Oh, thanks. Wow! Ma cos'è oggi? Ecco, io lo sapevo che doveva andare a finire così. Ho sputato sul microfono. Ma questo qua che è successo? È buggato. Vabbè, ho già capito come va a finire oggi. Siamo a 4. Peggio delle altre volte, non ho parole. No, ragazzi, non ci posso credere. Cosa ci faceva? Devo pulirmi. Cosa ci faceva sott'acqua così col tizio? Lo stavo aspettando. Ma che bello. Ma questo qua che verso ha fatto? Ma cos'è il richiamo? Andiamo avanti, raga, che vi devo dire? Look, a little rat. Hello, little rat. You are so cute. What are you? Are you a rat? I don't know.
Non ho capito benissimo. Due uomini adulti che fanno i bebè. Io un controllino lo farei, non si sa mai. Andiamo avanti. Mais t'es con, toi. Putain, mais t'es vraiment une couillasse, rapport. Mais reprends ça un peu, là. Mais mets la main dedans. Oh. Non, ci posso credere. Mai dei problemi. La psico umana è meravigliosa. Ma veramente sto giudicando gli altri. Io. Oh, la cuglia. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Oddio, come ho fatto a resistere? Ma non ho resistito, ho sputato! Il cane che fa scappare il toro! Non ho capito! Quella sulle giostre... Ha perso anche i capelli! Non posso ridere per tutto! Sono imbarazzante! Ma cos'è la rana imperatrice? Ma come sei tutta fiera? Basta! Dai, come si fanno ridere? Va bene ragazzi, per oggi concludiamo qua. No, io sti video non li posso fare troppo lunghi, perché veramente raga, prende qualcosa. Mi raccomando ragazzi di farmi sapere se siete riusciti a non ridere. Ma oggi non era facile. Nel frattempo qua dentro, come ogni volta, si è creata una vita che... Comunque, come sempre, prima di concludere, vado a salutare Francesco Coffaro, Brave Girl, Matthews096 e Davide Grassi. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi, Francesco Coffaro, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi Seiva. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace, la pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ora vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!